capitana Materazzi in occasione della finale mondiale del 2006. Bene, successo anche qui con César che colpisce Eto'o, Eto'o che rimane per terra. César dice che aveva tentato con una gomitata. Eccola qua, César dice che c'è stata la gomitata di Eto'o. Poi un pugnetto di César sulla spalla e poi avete visto la testata di Eto'o. Guardate adesso, prende la rincorsa e la testata è proprio come quella di Zidane contro Materazzi. Allora, se l'arbitro non ha visto, come sembra che non abbia visto, scatterà immediatamente la prova TV e ci sarà una lunga squalifica per Samuel Eto'o. E quindi sono ancora guai per l'Inter, però questo è anche un segnale importante ovviamente, perché è un giocatore che quest'anno sta trascinando la squadra, sta facendo molto bene, se anche lui mostra questi segnali che sono di nervosismo, questo significa che evidentemente c'è qualcosa da rivedere tra i nervosismi.